L'aereo dei Lynyrd Skynyrd, una band conosciuta in tutto il mondo, ma ahimè, l'aereo dei Lynyrd Skynyrd cadde 40 anni fa. Si schiantò in Mississippi perché i piloti non controllarono il carburante, portandosi dietro una band di cui tutti hanno cantato almeno una canzone. Il 20 ottobre del 1977, 40 anni fa, un aereo bimotore Convair di 30 anni si schiantò nello stato americano del Mississippi, quando il suo volo da South Carolina ad Louisiana era quasi concluso, il carburante finì inaspettatamente e i piloti non riuscirono a fare un atterraggio d'emergenza. L'aereo cadde in un bosco causando la morte di 6 delle 26 persone a bordo. Una di loro era proprio il cantante, leader della band dei Lynyrd Skynyrd, Ronnie Van Zant. Il cantante leader della band South Rock dei Lynyrd Skynyrd, che era l'apice della sua popolarità, e la sua canzone Sweet Home Alabama sarebbe diventata una delle più famose della storia del rock. Un'altra delle vittime fu Steven Gaines, che dei Lynyrd Skynyrd era il chitarrista e il secondo cantante. Un'altra ancora era Cassie Gaines, sorella di Steve, e corista dei Lynyrd Skynyrd. E morì anche Dean Kilpatrick, uno dei manager del gruppo. La band, che sembrava destinata a un grande successo e che aveva pubblicato da 3 giorni il suo quinto disco, fu quasi dimezzata e si scioglie poco dopo. Si riunì nel 1987 per fare nuovi dischi e concerti, ma con membri in parte, nuovi e senza scrollarsi di dosso l'immagine della band sfortunata che aveva perso il suo leader in un incidente aereo, nel momento di massima popolarità. L'aereo era partito da Grand Rive, South Carolina, dove la band aveva appena fatto un concerto, ed era diretto a Baton Rouge, in Louisiana, per quello successivo. Lo stesso aereo su cui si imbarcarono era stato scartato proprio poche settimane prima dai manager degli Aerosmith, perché gli era sembrato che nell'equipaggio, nell'aereo stesso, rispettassero gli standard di sicurezza. Sembra che durante quell'ispezione i due piloti si passassero di frequente una bottiglia di Jack Daniels. Secondo alcune ricostruzioni, Cassie Gaines avrebbe preferito raggiungere la Louisiana spostandosi con un tir che trasportavano l'attrezzatura della band, perché aveva paura di volare, ma fu convinta da Van Zandt. L'aereo precipitò perché aveva terminato il carburante. L'equipaggio tentò un atterraggio di emergenza senza riuscirci e l'aereo si schiantò su una zona paludosa coperta di alberi.
secondo la commissione d'inchiesta che indagò sul caso. La caduta fu causata dalla disattenzione dell'equipaggio nel rifornire adeguatamente il serbatoio per il piano di volo previsto, oltre che da un problema al motore che causò un consumo eccessivo di carburante. Gli esami tossicologici sui due piloti, che furono gli altri due morti nell'incidente, non rivelarono presenza di alcol o droga. Alcuni altri membri della band rimasero gravemente feriti. Il chitarrista Allen Collins subì lesioni spinali, mentre il tastierista Billy Power perse quasi tutto il naso. Quando precipitarono, i Lynyrd Skynyrd erano arrivati all'apice della loro fama. Erano stati uno dei primi a rendere popolari il Southern Rock, un misto di rock e blues, e musica country, nato nel Bud degli Stati Uniti, il più famoso gruppo Southern Rock di sempre fu probabilmente la Hallmark Brothers Band, che ebbe per una triste coincidenza un destino simile a Lynyrd Skynyrd. Il chitarrista cantante del leader Duane Allman, tra i più grandi della storia del rock, morì nel 1971 in un incidente motociclistico a 24 anni. E dopo soli 3 anni, altrettanti dischi con la band. Nel gruppo venne fondato in Florida nel 1964. Il nome era una storpiatura di quello di Leonard Skinner, professore di educazione fisica alla Robert Henley High School di Jacksonville, Florida, frequentata da Van Zandt, dal chitarrista Gary Rossington e dal batterista Bob Burns. Skinner non era molto simpatico alla band. Era conosciuto per la sua rigidità e perché non sopportava gli studenti con i capelli lunghi. La band sviluppò con lui comunque un rapporto di amicizia e in occasione lui presentò un loro concerto. Nel 1973 i Lynyrd Skynyrd decisero di risolvere le incomprensioni legate a tutte quelle in Pilson, intitolando il loro disco d'esordio Preunchent Lynyrd Skynyrd. Il disco conteneva Free Bird, che fin da subito ottenne un grande successo, rendendo famosa la band. Il problema: Van Zandt fu spesso fotografato con magliette di Young, il quale scrisse una canzone, poi mai registrata per il gruppo. La strofa incriminava fu spiegata da Van Zandt come una risposta alla generalizzazione fatta da Young. Non tutti gli uomini del Sud hanno bisogno della morale di Young, perché non tutti sono razzisti. La band, la cui formazione cambiò molto di frequente nei primi anni, ottenne ulteriori popolarità aprendo i concerti degli World durante il tour Quadropenia, ma il successo mondiale arrivò l'anno successivo, quando uscì il disco Second Helping, che conteneva quella che ancora oggi è la loro canzone più famosa,
Sweet Alabama. Nella canzone, come nel resto del disco, c'erano punti degli elementi che diedero il successo al gruppo. Il suo suono era caratterizzato da tre chitarre elettriche. Spesso una era suonata con lo stile slide, cioè utilizzando un cilindro di metallo che viene fatto scivolare sul manico, producendo un suono che ricorda quello della cowlis di un trombone, perché la transizione tra una nota e l'altra avviene gradualmente. Le altre chitarre, sempre distorte, si alternavano in arpeggi insistenti, accompagnamenti ritmici e assoli pieni di note. Il soft rock veniva talvolta definito con l'etichetta di redneck, collo rosso, l'appellativo dispregiativo con cui vengono indicati gli abitanti del sud degli Stati Uniti. Tutto l'opposto del progressive rock dei Pink Floyd o dei King Crimson, che andava di moda in quegli anni. L'ambiguità era probabilmente fondamentale per il gruppo. Essere apertamente segregazionisti li avrebbe messi a margini del circuito musicale dell'epoca, che era assolutamente liberal, mentre prendere posizioni di sinistra li avrebbe tenuto lontano il loro pubblico. Inoltre, come disse in un'intervista Van Zandt, io di politica non capisco proprio un cazzo. L'incidente aereo arrivò soltanto 3 giorni dopo la pubblicazione di Street Survivor. Il quinto disco dei Lynyrd Skynyrd, che raggiunse il quinto posto delle classifiche, la band non fece altro concerti per i 2 anni quando i membri sopravvissuti si riunirono per suonare. Freebird, durante un festival Nashville, 4 dei membri formarono la Rolling Stone Cowlis Band, per la quale scelsero un cantante femminile per evitare paragoni con Lynyrd Skynyrd. Nei bis dei concerti, tuttavia, continuarono a suonare Freebird. Nel 1987, Gary Rosenstone, Billy Power e Liam Wilson e altri Mispile, 4 dei membri sopravvissuti, si unirono al fratello minore di Van Zandt, Johnny, al chitarrista Ed King, che aveva suonato con la band prima dell'incidente, e riformarono in Lynyrd Skynyrd. Fecero molti concerti e altri 9 dischi, l'ultimo dei quali è uscito nel 2012, sempre cambiando molto la formazione. Oggi dei membri originali dei nuovi Lynyrd Skynyrd rimangono solo Rosenstone e Van Zandt. La scelta di intitolare una delle loro canzoni, Alabama, uno degli stati simboli del Deep South, è quello di cantare in concerto davanti a grandi bandiere degli Stati Uniti. Confederati avevano anche allora un significato politico. In quegli anni, infatti, negli stati del sud era ancora in vigore la segregazione tra i bianchi e afroamericani, mentre il movimento per i diritti civili aveva cominciato le sue manifestazioni. I Lynyrd Skynyrd mantenerono
sempre una certa ambiguità sulle loro posizioni politiche, ma furono comunque arruolati nel campo dei conservatori, caso quasi unico per un gruppo rock di quegli anni. Nel testo di Sweet Home Alabama ci sono diversi riferimenti che fanno pensare che il gruppo avesse scelto come parte politica la destra conservatrice. Una strofa recita: ho sentito il signor Young cantare di lei, Alabama, ho sentito il vecchio demortificarla. Spero che il vecchio Ney Young si ricordi che un uomo del sud non ha bisogno di averlo intorno. Con queste parole Van Zandt voleva rispondere a Neil Young, un cantante molto libero e vicino al movimento per i diritti civili, che in un paio di canzoni aveva parlato proprio dell'Alabama e dei uomini del sud, criticando entrambi per le loro scelte segregazioniste. In un'altra strofa, i Lynyrd Skynyrd sembravano apprezzare l'allora governatore dell'Alabama e democratico e un trasconservatore di George Wallace, che di certo si sentì apprezzato visto che nominò i componenti del gruppo colonnelli onorari delle milizie dello Stato. In un'altra strofa, ancora infine, sembrava che il gruppo esprimesse il suo disinteresse per lo scandalo Watergate che aveva appena colpito il presidente Nixon. E molti parlano di una sorta nera di maledizione che abbia prima leggiato e poi tragicamente avvolto in una band musicale conosciuta ai più per la famosissima canzone Sweet Home Alabama, colonna sonora di molti film e produzioni televisivi, e di quello che spesso viene definito il sogno americano che sembra concretizzarsi sulle note positive del brano. È il 20 ottobre nel 1977 quando il volo Carter su cui sta viaggiando la band di in ritorno in Louisiana a causa di alcuni problemi al motore si schianta in una palude del Mississippi. Gisburg. La tragedia porta alla morte sul colpo del cantante del gruppo Ronnie Van Zandt e del chitarrista e cantante Steve Gaines, del corista Cassie Kennis e dell'assistente dell'organizzazione del tour Dean Kilpatrick, del pilota Walter McCrae e ancora del co-pilota William Gray. Tutti gli altri membri della band rimangono gravemente feriti. Appena la notizia fa il giro del mondo, non si riesce a non interpretare la copertina del quinto ed è ultimo album del gruppo, Street Survivor, uscito solo qualche giorno prima dell'incidente, come un terribile presagio. Infatti, in copertina ci sono i 7 componenti della band avvolti dalle fiamme, con il chitarrista Steve Gaines al centro con gli occhi chiusi e il volto coperto dalle fiamme. Il segno di rispetto, la copertina originale, fu ritirata e istituita dalla casa discografica con un'altra in cui al posto delle fiamme sia uno sfondo nero e soltanto dopo 30 anni dalla tragedia l'originale è stato di nuovo distribuito. L'incidente aereo spezza la vita di molti componenti della band
e segna per sempre quella dei sopravvissuti. È il futuro del gruppo che infatti si scioglie, non riuscendo a sopportare il peso di quanto il destino gli ha riservato. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento e un mi piace. E noi ci rivediamo alla prossima rubrica e alle prossime indagini. Sull'argomento ovviamente del paranormale, noi siamo i DT Paranormal Investigation Italy. Nel frattempo, dormite tranquilli. Ciao.